Era l'8 maggio del 1911 e ad Hazelhurst, piccolo villaggio situato nello stato del Mississippi, Stati Uniti, nasceva Robert Leroy Johnson. Chi era Robert Johnson? Figura molto controversa dello scenario musicale di quegli anni, artista di strada estremamente creativo, ma il destino gli ha negato la possibilità di continuare a scrivere e cantare le proprie canzoni. È stato un chitarrista estremamente innovativo e appartenuto a quella corrente musicale chiamata Delta Blues. Lungo le rive del fiume Mississippi, nell'omonimo stato, il country blues diede natali artistici proprio Johnson, che attraverso una vita a dir poco sopra le righe, compose canzoni che saranno destinate a diventare una pietra miliare per le generazioni future. Quella di Johnson è una biografia dai contorni bui, che lo vede protagonista di storie incredibili e misteriose, al limite tra genio artistico e misticismo. Storie tramandate dai vecchi del luogo, alcuni di loro addirittura testimoni oculari di talune vicende oscure, che vedono Johnson attore principale. Robert Johnson è tra gli artisti storici più copiati della storia del blues e del rock. Ad esempio, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, The Blues Brothers, questi sono solo alcuni dei grandi artisti che hanno fatto cover di brani famosissimi di Robert, come ad esempio la bellissima Crossroad Blues. Ma andiamo per gradi, partiamo proprio da questa canzone, Crossroad Blues. Ma è un brano commemorativo, è un racconto più che una canzone. Narra la vicenda che farà del piccolo ragazzo nero di campagna un artista di fama mondiale. È la storia del suo patto col diavolo. Si narra che Robert imparò a suonare la chitarra proprio grazie a questo patto. Si incontrò con Lucifero ad un incrocio in mezzo al nulla nelle campagne del Mississippi e lì, non avendo denaro, non che il diavolo lo cercasse ovviamente, dovette scambiare l'unica cosa che poteva offrire pur di imparare a suonare, la sua anima. E cosa successe dopo che Robert fece il suo patto col diavolo? Beh, per restare su un piano mistico di tutta questa storia possiamo dire che questa fu la sua fortuna e la sua dannazione, perché se da un lato è vero che imparò a suonare e divenne famoso, da un altro la condanna della sua anima, vincolata alla proprietà del diavolo, gli diede una vita infelice e piena di sofferenze, una vita all'insegna del blues. Però alla fine, in un modo o in un altro, Robert riuscì ad imparare a suonare il blues. Quindi? È per questo che Johnson non ha influenzato solo decine di artisti sotto il profilo musicale, ma la sua storia, surreale e mistica, è stato un pozzo a cui attingere idee che verranno sviluppate anche nella cinematografia. Il film che forse rappresenta di più la vita di Robert è un'opera degli anni Ottanta, il cui titolo, non a caso, è Crossroads, Mississippi Adventure, appunto. Ecco che allora diviene una sorta di icona del mondo blues e rock. Certo, la sua influenza nell'arte del blues prima e del rock dopo è stata così grande ed importante che alcune star del panorama musicale moderno ne hanno parlato in questi termini. Dunque, questo era Robert Johnson, un uomo di blues. Ma è la sua vita che si è riempita del blues oppure il blues che si è evoluto con la sua vita? La sua storia è ad oggi ancora contornata dal mistero. Il mistero lo accompagnerà sempre. La sua storia finisce all'età di 27 anni, il 16 agosto del 1938. Anche la sua morte è avvolta dal mistero. Pare che l'abbia ucciso il padrone di un locale dove Robert si esibiva spesso, perché scoperto in atteggiamenti intimi con la moglie del padrone del locale, appunto.
Allora, in un raptus di gelosia amorosa sembra che questo gli abbia fatto bere un alcolico contenente del veleno. L'agonia di Robert, succeduta all'ingerimento del mix fatale, durerà per ben 2 giorni, tempo in cui non fu mai visitato da un dottore. La storia della sua morte, così come ve l'ho raccontata, è stata riportata per narrazione dagli abitanti del luogo, ma è comunque priva di fondamento, non esistono prove che sia accaduto veramente. Dunque Robert va all'incrocio dove farà il patto col diavolo e lì, una volta offerta la sua anima alla dannazione eterna, impara a suonare il blues con la chitarra. Una delle sue più importanti composizioni è Sweet Home Chicago, brano ripreso dai Blues Brothers e suonato nell'omonimo film. Altre manifestazioni di questo tipo in cui vengono suonate canzoni di Johnson? Nel 1990 Stevie Ray Vaughan, suo fratello Jimmy, Eric Clapton, Buddy Guy e Robert Cray suonano Sweet Home Chicago dal vivo per dare il loro contributo alla memoria di Robert Johnson. Forse riusciremmo a comprendere un po' di più sulla vita di Robert dalle parole di suo nipote, Steven Johnson. Sì. Infatti, intervistato da Mike Flanders, un produttore di musicisti, durante un lungo incontro avuto con lui proprio nel Mississippi, dove abita, Steven lascia trasparire la descrizione di una figura abbastanza fragile di suo nonno Robert. Sempre vissuto tra le note di blues e soul, non poteva far altro che scrivere e cantare le sue canzoni da un uomo di blues quale Robert era. Le stranezze, la casualità, le ombre e i misteri che accompagnano tutta la sua vita non possono essere ricondotte solo ed esclusivamente al suo presunto patto col diavolo. Cioè, che vuoi dire? Brian Jones, fondatore dei Rolling Stones, Jimi Hendrix, virtuoso e pioniere chitarrista rock, Janis Joplin, famosissima cantante dell'era dei hippie, Jim Morrison, cantante e frontman dei Doors, Kurt Cobain, cantante e chitarrista di Nirvana, Ringo De Palma, storico batterista dei Led Zeppelin, Amy Winehouse e lo stesso Robert Johnson, sono solo alcuni nomi delle decine di artisti morti, alcune volte per cause molto violente, alla stessa età, 27 anni. È per questo motivo che anche Robert entrerà diritto nel famoso Club 27, Almost Through. Il blues, la chitarra, patto col diavolo, il Club 27, sono le cause che alimentano il fitto allora di mistero sulla vita di Johnson. Ma come finì in realtà? Neanche la morte è riuscita a mettere la parola fine alla storia del David Bluesman. Dovete sapere che la vera tomba dove riposano le spoglie di Robert non è ancora ufficialmente riconosciuta. A Greenwood, cittadina dove morì, ci sono ben 3 lapidi con incisa la scritta "Qui riposa Robert Johnson". Ambiguità queste che ancora oggi fanno della vita di quest'uomo di blues un mistero impenetrabile. Il mistero della vita di Robert Johnson. Grazie. A te. Ciao. Figura molto controversa dello scenario musicale di quegli anni. No. Il 16 agosto del 1938. Anche se... non esistono prove che sia accaduto veramente, no. Fondatore dei Rolling Stones, Jimi Hendrix, virtuoso e pioniere chitarrista rock, Janis Joplin, no. È per questo motivo che anche Robert entrerà di diritto nel famoso Club 27. Era l'8 maggio del 1911 e ad Hazelhurst, un piccolo villaggio, Brian Jones, fondatore dei Rolling Stones, Jimi Hendrix, virtuoso e pioniere chitarrista rock. La morte è riuscita a mettere la parola fine alla storia del Davis Bluesman. No. Ci sono ben 3 lapidi con incisa la scritta "Qui riposa Robert Johnson". Ambiguità questa, che ancora ad oggi fanno della vita di quest'uomo di blues. Ciao.